minuti perché ne ho bisogno, mi scuserete. E sono Michela Guarino, benvenuti a tutti. E vorrei ringraziare prima di tutto il Museo della Musica, Gianni Servino e i funzionari tecnici che ci hanno così ben accolti in questo bel luogo. Ringrazio Piero Mioli e Alberto Caprioli che hanno aderito alla proposta di condividere questa presentazione. E la loro presenza, come vedrete, non è una presenza casuale, così come non lo è quella di Marta Prodi, e ringrazio anche lei perché negli anni trentini ha conosciuto mio padre. E Marta Prodi parteciperà alla parte musicale e con lei suoneranno i miei fratelli Margherita, Giancarlo e Stefano. Mio cognato Lorenzo e mio nipote Ferruccio, e non è un caso che ci sia tutta questa famiglia musicale. Il libro e il CD che presentiamo oggi, abbiamo deciso di realizzarlo nella ricorrenza dei 20 anni della morte di nostro padre. E ne abbiamo parlato con Donna, con i miei fratelli, era da tanto tempo che volevamo dedicare qualcosa al suo percorso artistico e culturale e professionale. Dunque, scusate, sono un po' emozionata, direi. Piero Guarino è stato musicista a 360 gradi. Nel corso della sua vita interamente dedicata alla musica è stato pianista, compositore, direttore d'orchestra, insegnante, ha fondato il Conservatorio d'Alessandria d'Egitto negli anni 50, è stato direttore del Conservatorio di Sassari e poi di Parma negli anni 70 e al Conservatorio di Parma ha istituito il primo liceo sperimentale musicale. Ha avuto un'intensa attività concertistica come solista in duo con sua moglie Donna Magetans, che oggi non è con noi perché è in America, essendo lei americana, e anche con altre formazioni. Di tutto il suo lavoro sono rimaste molte cose, sono rimasti così, la sua impronta è rimasta nella musica dei suoi figli, dei tanti allievi che lui ha avuto. E però una delle ragioni principali che ci ha convinto a far realizzare questo libro del CD è che per almeno due motivi di lui non ci sono molte notizie in giro. Il primo motivo è che lui era una persona estremamente riservata, la sua vita era dedicata alla musica, ai suoi progetti che pensava e che realizzava concretamente. Non era un uomo che teneva, come si direbbe oggi, particolarmente alla sua immagine o a farsi di pubblicità, e questo sicuramente ha contato. L'altro aspetto, credo, è quello che lui è scomparso nel 91, quindi in un'epoca precedente tutta la comunicazione via web, infatti non si trovano molte informazioni su di lui. Ci siamo un po' divisi i compiti, io ho lavorato, ovviamente consultandomi sempre con la mia famiglia più sulla parte relazionale. Loro hanno lavorato di più sulla parte musicale, sul CD. A questa operazione hanno collaborato anche Chiara, mia cognata, e Lorenzo, mio cognato, i vari nomi. Abbiamo cominciato a pensare come costruire questo libro. Allora, sicuramente attraverso il reperimento di documentazione che non è stato facile trovare, e quindi scritti, fotografie, documenti, programmi, eccetera, musica anche. E poi abbiamo deciso di cercare di ricostruire la sua immagine raccogliendo le testimonianze delle persone che con lui avevano condiviso, vuoi gli studi, vuoi la vita musicale, che fossero stati i suoi amici, i suoi allievi, eccetera. Non è stato facile questo perché erano passati 20 anni,
perché molti erano in età un po' avanzata, però siamo riusciti lo stesso a ricostruire veramente tutti i momenti fondamentali, direi, a partire dagli studi musicali all'Accademia di Santa Cecilia. E abbiamo raccolto le testimonianze di Lia De Barbeis e di Roman Blatt, devo dire, poco prima che loro se ne andassero. E hanno fatto in tempo a vedere il libro, anche di questo siamo veramente molto, molto felici. Tra le varie testimonianze che abbiamo raccolto, ce n'è una, quella di Azio Corchi, che mi aveva colpito particolarmente. Lui dice: quello che più mi ha colpito è il cosmopolitismo di suo padre. E una cosa profondamente vera, lui era nato appunto nel 19 ad Alessandria d'Egitto, una città eminentemente cosmopolita. Da una famiglia in cui si mescolavano tante provenienze, da quella italiana alla francese, all'egiziana e quant'altro. Non siamo mai riusciti ad approfondire veramente questo aspetto perché allora ad Alessandria confluiva tanta gente da tante parti del mondo e non era assolutamente importante riflettere sulle proprie origini. Questa cosa lui se l'è portata poi dietro e anche per noi, finché lui c'è stato, non è stato naturale interrogarlo più di tanto su questo e anche lui non ne parlava più di tanto. Ci è venuta dopo la curiosità e purtroppo questo ha fatto sì che non abbiamo anche su quel fronte lì molte notizie, ma insomma un po' siamo riusciti a metterne insieme. Lui ha compiuto i suoi studi prima in Grecia, poi come dicevo all'Accademia di Santa Cecilia e questa provenienza cosmopolita era arricchita anche proprio da una sua cultura cosmopolita. Lui si interessava poi di tutto, non solo di musica, anche di letteratura, di poesia, di storia, di tante altre cose. E parlava moltissime lingue, oltre all'italiano parlava il francese, l'inglese, il tedesco, il greco, l'arabo. Questo ha fatto sì che lui potesse colloquiare direttamente con molte persone e anche lavorare su documenti, su musiche di vari paesi. A partire da quelle dei compositori egiziani. Un altro aspetto che lui ha curato molto è quello della musica contemporanea. Paolo Terni ricorda come lui abbia contribuito a far conoscere anche dei compositori egiziani e poi quelli italiani, eseguendone sia le musiche che le opere molto poco conosciute, come quelle di Chaï, che era anche un suo grande amico, dello stesso Roman Blatt, di Gino Negri, di Marion Hachimbene e di tanti altri. Un altro aspetto che vorrei brevemente ricordare è quello del suo interesse per Bergolesi e la musica del Settecento. Lui ha creato l'Associazione Bergolesiana e ha contribuito molto alla conoscenza e alla diffusione di queste musiche. Per quanto riguarda il conservatorio, penso che chi parlerà dopo di me ne parlerà più a fondo. Per lui è stato un altro dei suoi interessi veramente fondamentali. Ha lavorato alla riforma, come dicevo, e poi era un luogo dove lui era sempre molto presente. Insomma, è un altro aspetto che lui ha seguito con grande passione. Possiamo dire che la sua caratteristica era quella di aver sviluppato tutti questi suoi interessi, tutte queste sue passioni allo stesso modo. Se abbiamo un rimpianto è quello di non averlo sentito suonare abbastanza, perché appunto era anche preso da tutte queste altre cose. Un
Un'altra cosa che volevo ricordare sono le sue registrazioni, che sono tutte contenute, l'elenco è tutto contenuto nella pubblicazione, alla RAI e alla televisione. Ci sono stati anni in cui ha lavorato moltissimo lì, in duo con Donna, oppure con la sua orchestra da camera. E leggere questo libro vuol dire anche leggere, informarsi, ritrovare la cultura di quegli anni lì. Anche nella programmazione radio-televisiva ci sono stati dei momenti molto innovativi. Le cose sono molto cambiate. Oggi credo che il libro possa essere interessante proprio anche per ripercorrere quello che succedeva in quegli anni. Voglio spendere ancora due parole per la pubblicazione. Noi abbiamo avuto un po' di difficoltà a trovare un editore, poi Michele Ballarini ci aveva suggerito di metterci in contatto con Albisani editore, perché conosceva delle persone che avevano pubblicato con lui. E noi ci siamo messi in contatto con Massimiliano Carbone e ne siamo stati molto contenti, perché si tratta di una casa editrice abbastanza piccola, che però dedica con grande passione molto tempo alla musica, e non solo perché lo pensiamo noi, ma perché ce l'hanno detto un po' tutti quanti quelli che l'hanno visto, il libro è risultato proprio molto, molto elegante, molto raffinato e molto puntuale. Di questo voglio ringraziare Massimiliano, che è qui con noi stasera. Volevo dire ancora che abbiamo pensato di organizzare la presentazione di oggi alternando il parlato all'esecuzione di pezzi musicali, e che era prevista la partecipazione del mezzo soprano Martina Belli, che ha avuto però un impegno all'ultimo momento al quale assolutamente non ha potuto rinunciare, e quindi non sarà con noi stasera, come è stata in altre occasioni. Abbiamo già presentato il libro con lei a Parma e a Trento. Io credo di aver detto tutto. Avete trovato sulle sedie il programma, nel quale c'è la successione delle musiche. Trovate anche i testi delle composizioni, e sono tutte musiche composte da nostro padre. E dopo di me Stefano e Margherita inizieranno con i primi pezzi, e dopo parlerà il professor Mioli. Poi ci sarà il pezzo per canto e clarinetto di Margherita e Lorenzo, e poi parlerà il maestro Caprioli, e concluderemo con gli ultimi due pezzi la parte musicale. Dopodiché abbiamo pensato di farvi vedere un breve filmato che riprende della RAI, che riprende il nostro padre con Roman Vlad. Vi ringrazio.
po' di parole dopo l'incanto, insomma, cosa modesta rispetto alla musica. Se sono qua ora e molto volentieri con voi, è per un paio di ragioni, credo. Una piuttosto ovvia, lo sa l'ottimo editore Albisani, io sono da molto tempo ormai un accanto recensore di libri, in particolare va da sé di libri di carattere musicale. Albisani mi manda i suoi libri, li leggo, li studio, li recensisco, ed è un'attività, una parte della mia attività, diciamo così, di storico della musica, di musicologo. Ma io, per fortuna, devo dire in questo momento, in questo senso, sono stato per molti anni insegnante a Parma ed ero proprio insegnante di storia della musica nel momento in cui Piero Guarino era direttore del conservatorio. 8 anni ho passato a Parma, i rapporti non sono stati molto numerosi, però intensi, come si suol dire. Tempo per me proverò a raccontare qualche episodio, credo significativo, della sua personalità. Due parole sul libro, è già stato illustrato da Michela Guarino il libro, che è un libro non mastodontico, come vedete, non è una immane biografia, però è un libro che contiene un po' tutto quello che ci vuole. Intanto, come sapete, è abbastanza facile per certi aspetti scrivere o comporre libri su argomenti che siano molto facilmente raggiungibili. In questo caso le notizie sull'attività plurima, come vedete, di Guarino sono state reperite con una certa difficoltà. Non basta andare a consultare un'enciclopedia per trovare tutto questo materiale. La grande maggioranza delle notizie che si trovano in questo libro sono notizie appunto di prima mano, date, autori, concerti, dischi, recensioni, attività radiofonica. Tutte cose vere, belle, importanti, frequenti, che appunto, si diceva prima, senza questa pubblicazione rischierebbero forse di andare dimenticate. Peraltro il libro, oltre a questi aspetti decisamente, come dire, pragmatici, che ci vogliono assolutamente in un libro, contiene anche diverse testimonianze. Non so ora con quale criterio i curatori del libro si siano rivolti a coloro che hanno speso queste testimonianze. Certo è che a volte le testimonianze sono simpatiche, affettuose, di stima, di amicizia, a volte sono altro che testimonianze affettuose, sono dei piccoli saggi. Ed è proprio leggendo questi saggi che si riesce, come dire, a correggere, o meglio, a completare, a perfezionare l'immagine che deriva dalla stesura dei dati che vi dicevo prima, quelle testimonianze dalle quali appunto il personaggio risalta con molte caratteristiche che io ritrovo avendo conosciuto Piero Guarino, ma che qui sono ricostruite con grande pertinenza da un passo all'altro, da un saggio all'altro. Si diceva prima che era musicista Piero Guarino, ma correggeva Michela Guarino che non solo la musica era di sua pertinenza. Tutto ciò emerge dal libro con grande evidenza. Si potrebbe partire dal suo pianismo. Mi capitava a volte di andare in conservatorio a Parma e di sapere che il maestro sta suonando, e quindi è meglio non avvicinarlo perché sta suonando. Cosa meravigliosa per dire che l'angolo della musica propria, della musica pensata, della musica voluta, suonata, era sempre salvaguardato. Credo però che gli faremmo ingiustizia se insistessimo troppo sull'essere pianista, o meglio, pianista certo alla grande, ma pianista che riteneva il pianoforte per quello che era, cioè per uno strumento da camera. So bene che oggi il conservatorio della musica da camera si intende qualcos'altro, ma il pianoforte è grande strumento da camera. Beethoven non ha mai suonato una sua sonata in concerto, era musica da camera, non per altri, musica per pianoforte. Voglio dire che il pianismo di Guarino era parte di questo concetto più vasto di musica da camera, che sicuramente, vista l'attività di direttore, di compositore, eccetera, eccetera, è a sua volta parte di una concezione più vasta della musica. Credo che siamo parecchi, per fortuna, oggi le persone che hanno una concezione abbastanza vasta della musica, però la musica pensata è un conto,
musica militante di Piero Guarino era un piccolo grande miracolo. Tutta l'attività che è documentata in questo volume ce lo dimostra. Io credo che per lui fosse fondamentale davvero comporla, certamente, pensarvi, studiarla, da quell'intellettuale che era, ma anche proprio suonarla, insegnarla a dei genietti del pianoforte, se capitava, ma anche a dei non genietti. L'importante era veramente trafficare con la musica, sentirsela sotto le mani, viverla sotto tutti i punti di vista. Con questa attività sterminata, perché avete visto che non è stata poi lunghissima, la vita non è stata lunghissima, ma basta consultare il libro per vedere quante cose fatte, pensate, dirette, con delle testimonianze che sono inoppugnabili. Si parlava prima della passione per Pergolesi, mi ricordo che mi capitò di parlarne con lui, però Pergolesi non era certo visto come autore di musica antica, perché se si arriva poi all'Ottocento, si arriva ai suoi amati di Debussy e Ravel, si può procedere tranquillamente e arrivare al Novecento. E allora, sapete, non è mica tanto facile oggi trovare un musicista che abbia altrettanto interesse per la musica, per così dire, antica e per la musica contemporanea. Purtroppo vivono ancora un po' gli orticelli, per cui si coltiva un settore e non coltiva quell'altro. Ecco cosa volevo dire prima quando parlavo di musica militante, di musica tutto tondo, come se c'era prima musica a 360 gradi. E peraltro questo concetto di musica estensiva potrebbe non bastare. Io credo che al di là delle sue competenze in ambito artistico, in ambito linguistico, io sono profondamente invidioso di chi conosceva tutte queste lingue e così poteva leggere tante belle cose in lingua originale. Io me la cavo con un paio, però spesso devo ricorrere alla traduzione e c'è una bella differenza. Però non vorrei nemmeno in questo caso spendere la parola cultura, che sicuramente c'era e alla grande, appunto dal pianismo che dicevo prima fino alla conoscenza linguistica e così via. Io credo che in questo caso si possa parlare anche più chiaramente di una civiltà in genere. Civiltà per dire che tutto ciò non doveva pure rimanere in chissà quali eden, in chissà quali ranghi mentali, spirituali e così via, ma tutto andava macinato, andava elaborato. Si diceva prima che Piero Guarino era persona riservata, sicuramente lo era, però l'attività dell'insegnante, l'attività del divulgatore, del direttore d'orchestra e così via, era assolutamente straordinaria. E credo che in questo concetto di musica militante e di cultura che diventa civiltà, veramente vada inserito il discorso sulla fondazione, come dire, dei conservatori. Se dovessimo davvero dare una definizione all'attività di Guarino, come si fa a non dire musicista? Non si può, ma se io dovessi scegliere un'altra parola, oltre al musicista direi fondatore, che è poi una gran brutta parola, perché sembra che uno sia Romolo e Remo, insomma, sembra una cosa un po' assurda. Però fondatore vuol dire concepitore di cose, cioè personaggio la cui mente frulla continuamente, pensa, elabora, costruisce, e senza, come dire, troppe remore. Credo che molti di noi, se abbiamo una testa che funziona o una vitalità culturale, siamo in grado di pensare alle cose, ma quante volte siamo costretti a deporre il pensiero perché la cosa diventa di difficile realizzazione. Credo che in Guarino ci fosse invece questo modo assolutamente indomito, imperterrito, di cominciare a tutti i costi e poi andare avanti, naturalmente. Se si può, si va avanti molto a lungo, e se no ci si può anche fermare, nulla di grave a questo senso, a questo punto di vista. Il che la sua militanza al Conservatorio di Parma mi permette, lasciando stare il libro, che peraltro è bello anche perché è un libro molto illustrato, non siamo così ingenui da pensare, da credere che un libro illustrato sia un libro superficiale. Le immagini sono assolutamente importanti. Siamo in un museo della musica che in qualche modo si appella ancora a padre Martini, il quale oltre a raccimolare tutti i libri che poteva, senza avere un soldo peraltro, quindi
riusciva sempre ad acquisire i libri in maniera, come dire, disinvolta, a De Martini. Teneva moltissimo nel Settecento bolognese ad avere i quadri, i dipinti, i disegni, le facce della gente, e chi ha studiato tutto ciò ha capito che Padre Martini non puntava alla preziosità del quadro, se era bello tanto meglio, si intende, l'importante era che il quadro fosse la faccia di quella persona. Non voglio ora esagerare, ma le immagini di un libro sono fondamentali per questo, perché tramandano un aspetto che, al di là della civiltà dell'immagine alla quale siamo abituati oggi, è sicuramente determinante. Lascio stare il libro, però, per arrivare, cercando in questi pochi minuti di illustrare un po' meglio di quanto non abbia fatto finora la figura di Guarino, ricordando appunto qualche episodio. Io fui trasferito al Conservatorio di Parma dopo 4 anni di insegnamento al Conservatorio di Verona nel 1980. Circa a metà del suo mandato, e fui subito ricevuto. Mi disse il maestro Guarino che Parma aveva un liceo musicale e che era una scuola speciale, me la illustrò brevemente e mi chiese anche, come nuovo insegnante di storia della musica, se fosse interessato a insegnare in una scuola del genere. Io gli risposi di no. E quando io gli risposi di no, in effetti vidi una sorta di nube che passava, ma appena appena, sapete, appena appena velata, che giudicai subito come moto di collera, però si calmò immediatamente, ma questo quello che capita meglio la cosa. Mi disse, d'accordo, se lei non vuole partecipare, sarà così, ma se la scuola lo esige, lei parteciperà. E allora io dissi che era vero, perché insomma mi si era chiesto un parere, il mio parere era quello, che voi sapete era un parere molto semplice, io stavo a Bologna, neanche a Bologna in provincia, quindi per caso arrivare a Parma alle 8 di mattina sarebbe stato un grosso disagio, e quindi solo per questo dissi che non me la sentivo. Poi lui non mi mise nel liceo, fra l'altro c'era una questioncella di punti, per cui l'altro insegnante, sebbene più anziano di me, aveva meno punti, per cui per qualche ragione Guarino riuscì a mettermi al conservatorio, a lasciare l'amico e collega nell'altro settore, come dire. Ma lo capii dopo, la nube di collera non era di collera, era che lui mi aveva illustrato la cosa in una maniera anche allettante, dicendo non è il solito conservatorio, è un liceo, è una cosa nuova, dove c'è cultura, dove c'è anche storia dell'arte, delle arti e tante altre belle cose. Era convinto di lusingarmi così e ce l'avrebbe fatta sicuramente, solo qui va che si è abitato in via del conservatorio e non in provincia di Bologna e così via. Quindi il dispetto probabilmente derivò dal sospetto che io fossi, come dire, un insegnante un po' all'antica, che continuava a insegnare la storia della musica come un orticello concluso, senza riferimenti con le altre arti. Peraltro io sono storico della musica, non sono musicista, quindi sono proprio uno che deve davvero tenere a tutti questi altri aspetti della cultura. Insomma, quello che ho scritto, quello che avevo raccontato in giro, più o meno dovrebbe confermarlo. Davvero il sospetto della collera fu fugato, non subito, però a un certo punto fu fugato. Poi capitò un'altra cosetta abbastanza singolare. Sono stato là molti anni, come vi dicevo, e dopo parecchi anni, veramente parecchi anni, incontrai in treno il direttore amministrativo di Parma che abitava a Bologna, e allora mi disse in treno, ma ripeto, non so, non oso dire che fossero 5 anni, ma probabilmente 4 o 5, e mi disse: il maestro Guarino è molto contento di te. E io fui contento a mia volta, e lui poi aggiunse: come insegnante. Ah, come insegnante è già qualcosa, però uno non dovrebbe limitarsi all'insegnamento. E allora io mi indagai ancora un po' e dissi: ma com'è possibile? Io non lo disturbo mai, non vado mai a chiedere nulla, accetto gli orari, accetto le classi, accetto tutto. Ecco, disse, ecco perché ti stai poco simpatico come persona, perché lui vuole un insegnante che partecipi, che gli faccia delle proposte, che arrivi, che chieda, che organizzi. E io gli dissi quella verità, insomma, che il mio carattere non comportava questo. Io mi ritengo molto obbediente ai miei superiori. Tra pochi mesi vado in pensione, Caprioli lo sa,
e mi vanto ancora di non aver mai fatto anticamera davanti ai miei direttori, che sono molti, perché prima, dopo Guarino, ho avuto la Proietti, a Bologna, Lidia Proietti, prima di Guarino avevo a Parma Laszlo Spezzaferri, altro direttore all'antica, compositore, vincitore di concorso, quei direttori a vita, come dire, personaggi solennissimi a loro modo, ma io non ho mai fatto anticamera, non per spocchia, ma perché, ripeto, quello che mi si chiede faccio, quello che non mi si chiede non faccio. Diedi questa risposta al direttore amministrativo, qualche tempo dopo fu chiamato dal maestro Guarino e cominciò a dirmi se accettavo, certamente. Da quel punto tutto quello che mi proponeva io lo facevo, per cui il rapporto è stato assolutamente ideale. Però, bello anche questo, credo che, intanto la frase del direttore amministrativo era anche un po' amputata, perché neanche volesse dire che gli stavo antipatico di persona, non era possibile, però questo dimostra il carattere suo, che in qualche modo voleva, non so, un pochettino forse anche indagare, e una volta poi saputa la verità, sempre mediante il direttore amministrativo, che era il nostro concittadino Stefano Zamboni, quindi non è un grande mistero, lui evidentemente tornò indietro e disse a Guarino questa frase, che capì profondamente la questione, e da allora mi ricordo che subito c'era da organizzare un concerto a Parma e mi chiese di introdurre il concerto. Allora lo accettai di buon grado, perché sono cose che amo fare, ripeto, una volta che mi sono richiesto, e capitò semplicemente questo, che chi organizzava, come dire, in maniera operativa, mi disse 5 minuti, oddio 5 minuti, mi sa parlare 5 minuti, arrivò Guarino e disse lei parli quello che vuole, parli mezz'ora, parli 40 minuti, parlai 40 minuti, che forse con l'introduzione di concerto è un po' troppo, ma lui era soddisfatissimo, mi ascoltava con grande gioia, con il prima per avviare gli applausi, quindi il rapporto non frequentissimo, dicevo, però di alta soddisfazione in questo senso. Tanto che poi, quando nell'88, avendo fatto domanda di trasferimento, io sono una persona assolutamente statica, non nomade, quindi più sto a casa, meglio sto, e facendo la domanda di trasferimento a questo conservatorio, ebbi poi il trasferimento. E allora mi ricordo che prima ancora che me lo comunicasse la segreteria, me lo comunicò lui con un bigliettino che sicuramente ho ancora, dicendo mi dispiace per me, ma ho piacere per lei. Questo per me è un ricordo assolutamente straordinario del maestro Guarino. Per fortuna questo pomeriggio è bello e lungo articolato, e quindi alle lacune della mia presentazione, insomma, come dire, sopperiranno gli altri interventi. Vi ringrazio allora per la
Pronto. Mentre si sistema l'apparecchiatura, chiedendo scusa della mia voce un po' appannata, devo dire che questa sera sono doppiamente commosso nel trovarmi davanti a tanti occhi di Piero Guarino che mi guardano, persona che io ho amato veramente molto, con la quale ho, amandoci, litigato, abbiamo fatto varie discussioni piuttosto violente, e alla fine di queste discussioni, quando io me ne sono andato a Vienna, mi ha scritto una lettera meravigliosa, che però non ho portato con me perché è molto privata, ma mi ha detto delle cose bellissime e non mi piace parlare di me, ma voglio parlare di Piero Guarino. In realtà voglio parlare di Piero Guarino, ma comincerò a parlare di Piero Guarino parlando d'altro. Una delle maggiori commozioni, oltre a vedere diciamo questa meravigliosa famiglia attorno a noi, è stata che prima di me c'era lo Schlaf Lied che è stato cantato, cioè il Lied del sonno, e io senza saperlo, perché è stato deciso, credo, cioè ora e non a mia insaputa, ero andato a ritrovare dei versi di Henri El Kayem, che è stato messo in musica da Piero Guarino, come abbiamo visto, di cui c'è una testimonianza molto bella qui, e in una vendita all'asta del 2009 a Parigi si trovano, quindi è un manoscritto che si è perduto, nessuno sa dove sia, dopo vi racconto perché io mi ero notato questi versi. Comunque sentite cosa dicono, come cominciano questi versi, che Henri de Caen manda un amico, Gabriel Bonnour, affettuosamente da Parigi nel 1936. Comincia in questo tenore: on parle de vieux rêve quand le roi s'endort dans l'ancienne cathédrale. Si parla di vecchi sogni quando il re s'addormenta nell'antica cattedrale. Quindi c'è una continuità straordinaria, come quasi lo Schlaflied è venuto a trovarmi in questo ritrovamento, scusate il gioco di parole, che io avevo fatto sulla scorta di un'indicazione, perché io all'epoca in cui studiai la direzione d'orchestra con Piero Guarino, la cosa straordinaria, che è quella che scrive anche per Paolo Maurizi nella sua bellissima testimonianza in questo libro, era che con Piero Guarino, non so se veramente lo scrive o se me l'ha detto, ma credo che me l'ha detto sicuramente, ma lo scrive anche, credo, che con Piero Guarino si parlava di tutto, è stato detto prima, e molto spesso uno andava per fare lezioni su Debussy e si trovava a riparlare di Baudelaire, oppure di Mallarmé, ecco, poeti che lui amava molto. E una volta io ebbi l'ardire, e questo proprio per la sua estrema riservatezza, di chiedergli: ma lei, siccome so che è anche compositore, ha messo mai in musica Baudelaire, Mallarmé, eccetera, di cui parla, eccetera? No, mi ha detto, io ho messo in musica Henri El Kayem. E allora io naturalmente dissi: ma chi è costui? E lui mi disse: guarda, perché lui allora ci dava del tu, c'era questa abitudine molto, diciamo, molto antica, no? Di dare del tu all'allievo. Devi assolutamente leggerlo, perché una persona molto sensibile, un poeta veramente sensibile, un poeta che non ha fatto il poeta. E finito lì, io in uno dei quaderni di quell'epoca scrissi questo nome. Lo scrissi male, perché non sapevo come si scriveva. Henri era giusto, El era giusto, Kayem forse ci mancava la Y, perché non sapevo di che nazionalità fosse. Questo foglio di carta è rimasto tra i miei appunti di direzione d'orchestra, e quando mi hanno proposto questa sera di venire a parlare di Piero Guarino, sono andato a riprendere tutte le carte che avevo con lui e ho scelto di ritrovare questo personaggio e di cercare, e mi sono accorto che era uno dei poeti che appunto vi aveva messo in musica e di cui c'era una testimonianza discografica e di cui c'è questa testimonianza bellissima di questi versi perduti che poi sono finiti in una collezione privata. Ora, voi adesso vi chiederete perché alle mie spalle scorrono queste immagini. Allora, questo è un quadro del 1920,
Nel 1920 si intitola Venise, quindi Venezia, di Mahmoud Said, che è un pittore nato ad Alessandria d'Egitto nel 1897, e quindi quando Said dipinge questa Venezia, Piero Guarino è appena nato, ha un anno, e Said morirà nel 1964. Vi parlo di questo pittore perché voi scoprirete che c'è una connessione molto segreta, lo scopriremo alla fine, come l'ho scoperto io alla fine. Perché? Perché effettivamente quello che mi interessava per parlare di Piero Guarino era questo lato oscuro per noi, perché siamo, come diceva Marc Ferraud, eurocentrici, e quindi noi siamo convinti che attorno all'Europa abbia ruotato tutto, e invece è il contrario, è l'Europa che ha dovuto adeguarsi a tutto il resto del globo, perché Parigi era Parigi perché a Parigi c'era tutto che veniva da ovunque, quindi c'erano le influenze orientali, c'erano le influenze russe, c'erano le influenze statunitensi, come sappiamo benissimo ormai. Quindi noi mitteleuropei effettivamente dobbiamo fare i conti con questo Novecento cosmopolita, come ha detto giustamente Michaela Guarino. Quindi Alessandria d'Egitto, e io questo non lo sapevo allora, l'ho scoperto solo più tardi, occupandomi anche appunto di questi aspetti, era un centro straordinario di smistamento della cultura, in cui, come diceva ancora Michaela Guarino, non era così importante di quale nazionalità fosse. E la cosa molto divertente è che il poeta Henri El-Khayyam ha sposato una donna molto importante poi in Francia, che è scomparsa nel 2004, che si è chiamata Olga Le Cayet. Le Cayet è l'anagramma di El-Khayyam, perché lei non ha voluto, da russa, mescolare troppo i cognomi e diventare russa egiziana. E quindi ha francesizzato il suo cognome, che era quello del poeta appunto El-Khayyam, in Le Cayet. Infatti non sapevo come pronunciarlo, perché sembrava Le Che, Le Cayet, poi scoprendo che era l'anagramma di Le Cayet, evidentemente si pronuncia così. Torniamo a questo pittore. Io vi faccio una carrellata. Siamo nel 1920, questo è il pittore, questo che studia a Parigi. Quindi lui viene inviato a Parigi, e come voi, questo è un autoritratto suo, con ritratto della stessa epoca, sempre anni 20. Qui siamo negli anni, all'inizio degli anni 20-25. Ecco, guardate appunto a quali esiti arriva, e com'è interessante vedere come fa calare la realtà dei pittori che ha visto. Se andiamo avanti a un Povero d'uccello, ci accorgiamo che in questa pittura transita tutta la tradizione che c'era allora a Parigi. Guardate, addirittura divisionismo quasi sarà, questo è l'anno dopo il precedente, quindi stava facendo vari tipi di esperienze, però sempre rappresentando il proprio paese a Parigi. E quindi c'è questo compiacimento straordinario, che guardate, nel far rivivere queste atmosfere in una dimensione però formale nuova. Nessuno al mondo potrebbe pensare che questi quadri siano descrittivi, e io effettivamente mi sono abbastanza stupito nel vedere che, però, nonostante il mio apprezzamento per questo pittore, l'ultimo quadro, che è stato battuto da Christie's, sia stato venduto per $800,000. Quindi effettivamente non è certamente un pacco nell'ambito storico artistico. Questi sono appunto, siamo negli anni 20, ecco, vedete, qui rappresenta la realtà dell'Egitto, e questa realtà in cui si mescolava questa visione della natura ancora molto forte e prepotente, questo è il sistema mesopotamico di 3000 anni avanti Cristo per raccogliere l'acqua, importato nel 1500 avanti Cristo in Egitto, che qui è stato rappresentato, ma poi ritorna, vedete, ritorna addirittura a degli esiti europei, qui quasi a un Toulouse-Lautrec. Questo è il quadro di cui è stato fatto addirittura un falso, cercando di venderlo appunto a $700,000, e poi è stato smascherato dalla polizia egiziana. Quindi
c'è tutto questo cotè straordinario che descrive proprio gli anni in cui Piero Guarino era adolescente e stava per arrivare ad Atene. E vedete che è un mondo straordinario, quasi gogheniano questo, eh? È un mondo straordinario, ricchissimo, estremamente vivace e però estremamente ricercato. Questi quadri sono tutt'altro che naturalistici, guardate la preziosità delle scelte cromatiche e formali. Ecco, questo ad esempio, questo è straordinario. Qui c'è una ricerca formale che fa capire come tutto era Alessandria d'Egitto, fuorché un luogo dove la cultura era ancora, diciamo, rudimentale, il contrario. Cioè, se si arrivava con queste esperienze si vedeva la realtà con degli occhi diversi. Ecco, vedete, sono straordinari. Questo è il quadro che è stato battuto da Christie's a 800.000 dollari, che è un quadro bellissimo. Bene, è del 1945. Ecco, ora voi vi chiederete perché ho utilizzato questi 5 minuti della mia breve intervento per parlare di questo pittore. Bene, io l'ho scoperto perché prima di andare a parlare di Piero Guarino e raccontare brevemente qualche cosa che riguarda i rapporti che io personalmente ho avuto come compositore con lui e come direttore d'orchestra in quanto ho iniziato a studiare con lui, volevo rendermi conto di quale fosse l'entourage egiziano di quel periodo di cui lui non parlava, ma che secondo me è stato fondamentale per la formazione della sua musica. E scrive Roman Blad, ed è stato Roman Blad a suggerirmi questa ricerca, che quello che conta nella musica di Piero Guarino non è lo stile, ma è il colore. Ora, io credo che se lui non fosse stato partecipe di questa straordinaria stagione del colore che viveva ad Alessandria d'Egitto, insieme alla grande tradizione della cultura francese francofona e non soltanto, la sua musica non sarebbe così raffinata e così fuori dal tempo, tanto da non doverla per forza collocare in nessun ambito, ed è viva, mi farà sicuramente piacere avere il consenso di Piero Mioni nel dire che spesso le categorizzazioni storico-musicali sono delle forzature o sono dei comodi, delle situazioni di comodo. Quando c'è una musica che funziona straordinariamente, viva Dio, non dobbiamo inserirla in nessuna corrente. E in questo mi ricordo che la prima lezione in cui io portai una partitura scritta da me a Piero Guarino, lui mi, parlando della musica in generale, mi disse: ma tu cosa hai ascoltato? Allora io dissi questo, quello, quell'altro, e allora io, che sapevo che lui era un grande esecutore di Debussy e Ravel, parlando di Luigi Nono, parlando di Donatoni, parlando di Bussotti, e accorgendomi che ero un interlocutore anche su quella musica, gli dissi: ah, perché lei si interessa alla musica contemporanea? E mi guardò molto peggio di come guardò Piero Mioni e disse, guardandomi sempre da di sopra degli occhiali come faceva quando era arrabbiato, dicendo: cosa hai detto? Io le ho chiesto se a lei interessa la musica contemporanea. Fermati alla parola musica, non esiste la musica contemporanea, esiste solo la musica e la non musica. E questa è stata una delle più grandi lezioni di Piero Guarino. E questa è la verità. Ora guardate cosa ho scoperto quando, dopo aver fatto la ricerca di qual era il pittore più significativo dell'epoca di Piero Guarino, e credo che sia stato veramente un dono, se noi andiamo a guardare l'unico scritto di Henri El Kayem che presenta un pittore. Evidentemente questo cerchio si chiude, perché Henri El Kayem, che non era un pittore ma un medico, che quindi era, scusate, che non era un poeta ma era un medico, decide però di presentare questo giovane poeta della sua terra in Francia, e quindi è l'unica pubblicazione che lui ha redatto su di un pittore. Avevo preparato tutte altre cose da dire, ma di alcune che avevo preparato vorrei farvi cenno. Volevo cominciare in tre modi diversi. Volevo cominciare andando al pianoforte a suonare
queste cinque note, chiedo perdono ai pianisti. E sono quelle con cui termina l'haiku numero 4, due stagioni, magia dell'anima tua e mia. Volevo cominciare così, le due stagioni, probabilmente magia dell'anima tua e mia, sono le due grandi stagioni di Piero Guarino, cioè quella della sua infanzia e adolescenza e quella orientale e quella occidentale, che si sono frammiste tra di loro in maniera straordinaria, generando qualcosa che appunto è al di fuori del tempo, al di fuori dello spazio e speriamo anche al di fuori della storia, in quanto la storia lo riconosce come suo figlio. E in questo caso direi che le testimonianze datate, cioè quelle di Romain Blatt bellissime, quella bellissima di Lia de Barberis, sono dei contributi che però hanno, diciamo, rispetto all'opera di Piero Guarino, il difetto di collocarlo in un tempo, di rimpiangere il fatto che lui fosse e non sia più. Invece per le persone che valgono, come è stato detto di Claudio Abbado, la famiglia quando è scomparso ha scritto: Claudio è con noi. Io credo che sia il più bel messaggio che si possa dire: Piero è con noi. Lia de Barberis scrive infatti: al di sopra dell'umano sono le anime. Come fai a spiegarlo? Non lo puoi spiegare, perché succede solo con certe persone. Conclude così. Il quarto degli haiku che abbiamo ascoltato, queste due stagioni, magia dell'anima tua e mia, si ricollega direttamente all'explicit dell'elegante testimonianza di Giampaolo Minardi, che scrive una cosa che vorrei leggere perché è molto molto ben detta, molto chiara e molto interessante. Lui scrive: le musiche di Piero Guarino, sottinteso, sedavano nella loro controllata misura l'intelligenza e la sensibilità di un artista che aveva osservato con occhio acuto il travaglio e gli sconvolgimenti di un secolo. Di tale sottile sentire conservo come testimonianza di rara eleganza e di spirito le pagine dei quattro anni, eccetera, che abbiamo citato. Una piccola cosa, perché io vorrei parlare di me solo per ultimo, Pierpaolo Maurizi ha osservato una cosa molto, fra l'altro, ecco, devo dire che con Pierpaolo Maurizi abbiamo una frequentazione antichissima, fino da bambini, da fanciulli, e nessuno dei due, quando ci conoscevamo da bambini, avrebbe previsto che l'altro avrebbe avuto rapporti con Piero Guarino in tempi e modi completamente diversi. Piero Maurizi è direttore d'orchestra oggi, come lo sono io, ma è molto strano che lui dirigerà un mio pezzo adesso a Bologna, e a Bologna verrà a dirigere a Bologna Festival l'ensemble del Conservatorio di Parma. E in questo piccolo dispetto fatto alla città di Bologna, io insegno al Conservatorio di Bologna, quindi sono io l'oggetto del dispetto, credo di vedere un pochino l'eredità di quello che è successo con Piero Guarino. Quando io mi trasferì dal conservatorio, dove avevo prima una docenza, e arrivai al conservatorio di Bologna, dopo aver studiato a Parma, perché io ho studiato sempre a Parma, escluso con Tito Gotti in tre anni meravigliosi in cui ho avuto la fortuna di frequentarlo, dicevo, quando arrivai a Bologna, poco dopo l'orchestra del conservatorio di Parma venne alla Sala Bossi a eseguire la quarta di Mahler diretta da Piero Guarino. Come dire, cari signori, guardate un po' nella piccola Parma cosa siamo capaci di fare. Voi a Bologna, se riuscite a fare la sinfonia di Mozart, è già molto, noi vi portiamo la quarta di Mahler. E io mi ricordo questo schiaffo meraviglioso, e io andai a complimentarmi con lui, che mi guardò ritacchiando con quell'aria sorbiona di cui parla appunto Pierpaolo Maurizi. La cosa bella di Piero Guarino è che, e la dice Pierpaolo in maniera perfetta, e che non è un elogio, perché è un dato di fatto che ricorre. Pierpaolo lo dice in maniera molto molto ben scritta, gli altri lo dicono con dei termini molto lunghi, un pochino più complessi, però in realtà quello che scrive è questo: si aveva l'impressione che avesse suonato qualunque cosa nella vita e nulla pareva essere sconosciuto. Io ricordo che un giorno dimenticai la riduzione pianistica
del Pavillon della Famiglia d'Enfant, perché è chiaro che noi, direttori d'orchestra, studiavamo con lui, ma lui era la prima orchestra, per cui lui diceva: tu intanto dirigi me, se io capisco, se io non capisco, non capiranno sicuramente le 40 persone dell'orchestra. Quindi prima dovevamo passare dal vaglio della sua presenza, e quindi lui si metteva al pianoforte. Naturalmente noi gli facevamo la cortesia di portargli alla riduzione pianistica, così poteva guardare noi e non guardare la partitura, perché sennò sarebbe stato, lui era capace di leggere qualsiasi partitura al pianoforte, ma effettivamente Debussy è molto complesso, anche per la trasposizione di tutti i corni, gli strumenti traspositori, che cambiano continuamente tonalità, non parliamo degli accendenti in chiave, dell'armonia estremamente complessa di settime, nonne, undicesime in tutto il pezzo, sulla quale ci interrogava puntualmente, dovevamo sapere tutta memoria, e mi ricordo che io me lo dimenticai, la riduzione pianistica, allora lui mi guardò e dice: dammi la partitura. Ma la partitura era mia, quella con cui io dovevo dirigere. Allora mi guarda e dice: tu lo sai memoria, vero? Io: sì, effettivamente dovevo saperlo, ecco, perché con lui. Allora dice: beh, allora dammi la partitura. Ha messo sul pianoforte la partitura e vi giuro, io avrei voluto registrare. Era come sentire un concerto. Non c'era una nota fuori posto, una armonia fuori posto, lui sapeva a memoria il periodo della prima fonte. E non guardava la partitura, guardava me, mi diceva: no, non hai dato l'attacco ai corni, no, dai l'attacco al clarinetto, attenzione che le viole lì vanno suddivise. E termino soltanto raccontando un'altra cosa che mi sta molto a cuore. Una notte, una sera, a un certo punto ci congedavamo da lui, perché veniva tardi, veniva sera, e lui mi guardò, era una sera d'estate, prima estate. Avevano appena fatto un concerto nel chiostro della Sala Bossi, probabilmente era un saggio, quindi c'era il pianoforte sistemato sul palco della centrale della Sala Bossi, il secondo chiostro, e c'erano quindi tutte le sedie vuote, anche le disposte, all'indomani avevano spostato tutto, e quando si usciva tardi la portineria aveva già chiuso, e quindi si usciva dalla porticina di nascosto che usciva nel parcheggio, e poi si scappava da lì dietro tirandosi dietro la porta, come si dice. Per cui io rimasi a chiacchierare, a parlare a lungo con lui come una volta, lui mi disse: ma te ne vai questa sera? Ma io abito a Bologna, come dice, sì, comunque devo prendere un treno per ritornare a casa. Lo guardai e gli dissi: oh no, no. Io intuii che c'era qualcosa. Allora dissi: no, ma lei cosa ha fatto? Perché pensavo, magari di andare a cena insieme, era rimasto da solo. E dici: no, ma voglio di suonare. Allora io dissi: no, certo, guarda, sì, guarda, faccio due note. Era già buio, quasi. Salì sul palco da solo, tutta la platea era vuota, io mi sedetti in platea e a occhi chiusi suonò per più di un'ora Debussy e Ravel. Questo non lo dimentico. Grazie.
Thank you.
c'è una serie di studi di violoncello che è molto difficile, molto noto, la serie molto nota di studi, e sono gli studi di Piatti, capricci di Piatti, l'incubo di ogni violoncellista. Sapendo questo, mio papà ha scritto questo divertimento per fare in modo che il primo studio diventasse un divertimento, e l'ha trascritto, l'ha arrangiato per gruppo di, diciamo, quattro gruppi di violoncelli, si può suonare anche in quattro oppure con multipli di quattro. È un pezzo molto divertente, e l'ha dedicato in particolare a Donna, sua moglie,